Buongiorno a tutti, ci prendiamo qualche minuto come Un sempre. attimo, Claudia. Scusami. Buongiorno a tutti, mi prendo come sempre qualche minuto di tempo per attendere che tutti i partecipanti possano accedere agevolmente alla piattaforma. Innanzitutto, benvenuti. Questo è il secondo webinar di un ciclo sulla mobilità sostenibile che ha come obiettivo finale quello di far conoscere, diciamo, un po' le buone prassi di progetti finanziati con fondi strutturali nel settore della mobilità sostenibile. Come sempre comincio con qualche comunicazione di servizio. Il primo webinar si è tenuto il 18 febbraio e dove abbiamo dato più o meno una panoramica su quella che è stata la passata, ma anche la futura programmazione dei fondi strutturali relativamente alla tematica della mobilità sostenibile. Questi primi interventi sono stati poi seguiti da un confronto tra due municipalità, nello specifico il Comune di Bologna e il Comune di Roma. Invece la giornata di oggi ha un altro obiettivo che è quello di mettere un po' le esperienze regionali a confronto, quindi vedere quanto è stato realizzato con fondi strutturali nelle regioni nel settore della mobilità sostenibile, che sappiamo essere un tema molto caldo e molto importante, specialmente in questo periodo di pandemia. Se non siete riusciti a seguire la giornata del 18 febbraio, questa che ora vedete proiettata sullo schermo è la pagina web dove potrete trovare sia la videoregistrazione del webinar, ma anche le slide che sono state proiettate durante l'evento. Invece, la pagina dedicata alla giornata di oggi attualmente non contiene slide e videoregistrazione, ma chiaramente lo sarà disponibile tra qualche giorno dopo la chiusura, dell'evento. Così come vi ricordo che dopo l'evento dovete darci il tempo di attestare le vostre, presenze e dopo aver attestato le presenze riceverete un'email con la quale noi vi chiederemo di esprimere la vostra opinione sull'evento, quindi di compilare l'attestato di gradimento e solo successivamente riceverete un attestato di iscrizione da parte dello staff, del progetto. Un'altra cosa di cui vi voglio parlare sono le elezioni di Europa, perché sono le prossime iniziative in corso. Riprendiamo un'esperienza cominciata lo scorso anno in collaborazione con lo Europe Direct di Siena. Avremo tutta una serie di appuntamenti che appunto chiamiamo le elezioni di Europa, un format informativo, formativo, creato dall'Università di Siena, ma che poi è stato condiviso con noi, quindi con noi del Formez, dove ci saranno tutta una serie di appuntamenti di conoscenza su quello che è l'Europa. Partiremo il 9 marzo con dei primi webinar che sono così di cultura, che definiamoli di cultura generale, dove parleremo delle principali tappe dell'Unione Europea, ma anche un po' di istituzioni, per passare poi a parlare delle priorità del prossimo periodo di programmazione, ma anche poi man mano illustreremo quelli che saranno i futuri finanziamenti dell'Unione Europea per avere poi una lezione conclusiva sulla progettazione. Vi dico subito che sulla pagina del primo evento, che appunto si chiama Dalla comunità all'Unione, la storia dell'integrazione europea, troverete attualmente i titoli degli eventi successivi, non troverete ancora le pagine pronte perché sono in via di definizione. Così come un altro avvertimento è che troverete le informazioni relative al ciclo che si conclude il 27 aprile. In realtà noi abbiamo previsto anche delle tappe successive, che sono appunto quelle che entreranno sempre di più nel dettaglio della progettazione e dei finanziamenti europei, ma abbiamo un piccolo problema, chiamiamolo diplomatico, nel senso. Noi come Europe Direct, tutti gli Europe Direct, a causa dell'emergenza Covid, siamo stati prorogati fino ad aprile perché dovevamo scadere a fine dicembre.
Attualmente siamo in attesa di valutazione perché ci siamo ricandidati nell'ambito del nuovo bando, ma ancora non conosciamo gli esiti. Quindi la prosecuzione delle elezioni d'Europa molto dipenderà dal fatto se verremo riconfermati come Europe Direct a partire dal maggio in poi. Per ora abbiamo definito quelle che saranno le tappe fino al 27 aprile. Man mano che poi riceveremo queste informazioni, se saremo ancora una volta riconfermati come Europe Direct, man mano pubblicheremo anche i webinar successivi. In parallelo vi devo parlare di un altro ciclo. Questi fanno parte dei MOOC, che sono appunto dei corsi online e aperti di massa. In questo caso però sono promossi dal progetto Comunicazione Fondo Sociale Europeo della Regione Siciliana. Anche qui si tratta di tutta una serie di webinar informativi e formativi, dove però hanno una modalità un po' diversa perché sono stati presentati come un percorso. Quindi ci si iscrive una volta all'intero percorso e poi entra all'interno di una piattaforma Moodle, dove oltre a trovare le videoregistrazioni e le presentazioni, avrete la possibilità anche di consultare vari materiali che di volta in volta metteremo a disposizione, dei partecipanti. Questo corso partirà il 4 marzo, però ci sarà di tempo solo fino al 2 marzo per potersi registrare. Quindi questa è un'altra iniziativa che in realtà noi gestiamo insieme alla Regione Siciliana e che viene promossa dagli Europe Direct siciliani presenti sul territorio siciliano. Ancora vi ricordo il nostro focus web europa.formez.it, dove potete trovare sia le notizie di attualità, ma anche tutta una serie di banche dati, in particolare nel box segnato in rosso con la freccia rossa, trovate la banca dati dei bandi scadenza, la banca dati degli eventi, la banca dati dei programmi comunitari, sia passati che di quelli futuri. Come sapete, i programmi che partiranno nel 2021 e che scadranno nel 2027 non sono stati ancora approvati dalla Commissione europea e quindi troverete le schede relative a questi futuri finanziamenti con accanto scritto proposta. Man mano che verranno adottati dalla Commissione europea, e per noi l'adozione significa la pubblicazione in gazzetta ufficiale, noi renderemo le schede definitive, inseriremo all'interno delle schede i regolamenti di attuazione di questi strumenti finanziari e toglieremo dal titolo la parola proposta e quindi voi sapete che da quel momento in poi i programmi saranno definitivamente adottati. Vi dico anche vi do un'anticipazione che nonostante i programmi, i finanziamenti diretti non siano stati ancora approvati, in realtà ieri sono stati pubblicati già i primi bandi del futuro Horizon Europa. Quindi ora dateci qualche giorno di tempo per poter inserire i bandi all'interno della nostra banca dati bandi scadenza e quindi tra un po' li troverete in linea anche sul nostro sito. Ancora vi ricordo che se volete ricevere da noi direttamente le informazioni relative alle nostre attività, vi consiglio di iscrivervi alla nostra newsletter. L'indirizzo lo trovate qui in alto, su questa pagina che vi stiamo mostrando. Questo perché? Perché iscrivendovi alla newsletter voi date il consenso dei dati e quindi noi poi possiamo utilizzare quella mailing list per poter inviare gli inviti per le attività che noi organizziamo. Vi ricordiamo sempre che noi abbiamo attivo il nostro sportello informativo che in precedenza era in presenza, ma che in tempo di Covid è diventato online. Quindi ci potete richiedere un appuntamento via mail, noi vi forniamo il link a questa piattaforma e ci incontriamo online per poter quindi cercare di aiutarvi. Il call center anche in questo momento ha qualche problema perché non potendo andare in ufficio non riusciamo a rispondervi al telefono, quindi il consiglio è quello che voi ci contattiate per email e noi poi vi ricontattiamo e vi fissiamo un appuntamento.
Vi ricordo che oltre al focus web europa.formex.it abbiamo altri focus web, programmicomunitari.formex.it, dove si parla esplicitamente di programmi comunitari, quindi di finanziamenti diretti, ma poi lo Europe Direct Roma Innovazione con le proprie notizie alimenta anche altri due focus web che sono i gov.formex.it e il focus formazione.formex.it. E tra l'altro da poco abbiamo anche un canale YouTube e un canale Twitter. Ho scaduto il mio tempo, anzi faccio un appello anche agli altri relatori, la cortesia è quella di rimanere un po' nei tempi. Lascio la parola al dottore Colaizzo che per oggi sarà il nostro moderatore e auguro buon ascolto a tutti. Intanto ringrazio relatori e partecipanti per questa giornata. Grazie Claudia, buongiorno a tutti. Io vorrei dire soltanto poche parole introduttive alle quattro interessanti presentazioni che avremo oggi. Abbiamo visto nello scorso seminario come tutti gli interventi per la mobilità sostenibile siano incardinati con molta chiarezza nelle strategie europee per la transizione ecologica. In particolare abbiamo visto come il Green Deal, che è il grande quadro strategico, la grande cornice strategica degli interventi per l'ambiente, sia poi composto da una serie di strategie, sia declinato da una serie di strategie, fra cui c'è quella che riguarda la mobilità sostenibile. Vorrei ricordare, diciamo, giusto per introdurre gli interventi che seguiranno, soltanto alcuni elementi che ci permettono di qualificare un pochino più precisamente che cosa intendiamo per mobilità sostenibile. Per farlo faccio riferimento ad una elaborazione che in realtà non serve propriamente a questo, ma serve a stabilire il contributo che in ciascun programma per la coesione e per lo sviluppo gli interventi danno agli obiettivi ambientali. In particolare, questa elaborazione che molto sinteticamente vi mostro in questa slide, è tratta da un'appendice del regolamento da poco uscito il 12 febbraio, del regolamento del Recovery Fund. Nel Recovery Fund, come molto spesso nelle politiche di coesione, ci sono dei limiti, delle soglie che devono essere raggiunte dagli interventi, dai progetti che riguardano specificamente gli obiettivi ambientali. Nel Recovery Fund, riprendendo peraltro vecchi regolamenti, si fa riferimento agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, ovvero agli obiettivi che riguardano la riduzione dei gas serra, e agli obiettivi ambientali, che in particolare sono tratti da un regolamento molto importante del 2020, l'852, dove in sostanza l'Unione Europea dice per stabilire se un investimento sia o meno ambientalmente sostenibile, dobbiamo fare riferimento alla sua capacità di non provocare danni o di migliorare la situazione per quanto riguarda sette grandi obiettivi ambientali che riguardano l'economia circolare, le acque, la biodiversità, la mitigazione climatica e così via. Che cosa vediamo, diciamo, da questa slide, dove, ripeto, io ho utilizzato queste informazioni in una maniera un pochino diversa da quella per cui viene intesa nel regolamento, però vediamo ad esempio che le infrastrutture ciclistiche sono considerate come infrastrutture che hanno un pieno valore dal punto di vista ambientale, perché contribuiscono interamente sia agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, sia agli obiettivi ambientali. Al secondo posto, se mi permettete, diciamo, questa graduazione un po' impropria tecnicamente, ci sono le infrastrutture di trasporto urbano pulito, ad esempio come tram, come le metropolitane, che nell'ottica della Commissione contribuiscono per il 100% agli obiettivi in materia di cambiamento climatico e per il 40% agli obiettivi ambientali. Lo stesso per le linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate. Contribuiscono per il 100% agli obiettivi di cambiamento climatico e per il 40% agli obiettivi ambientali. Strade e autostrade, zero. Quindi non hanno nessuna capacità
di contribuire agli obiettivi di riduzione dei gas serra e agli obiettivi ambientali, come d'altra parte l'intuizione ci dice. Ci sono delle eccezioni per gli investimenti, per i progetti di digitalizzazione, in particolare dei trasporti stradali che possano essere associati ad una riduzione delle emissioni. Anche per i porti c'è una limitata capacità di avere impatti positivi in materia di cambiamenti climatici. Adesso, avendo in mente un po' questa, ripeto, questa classifica, in base al grado di sostenibilità, di contributi agli obiettivi delle infrastrutture di mobilità, possiamo tornare ad un elaborato che abbiamo già visto nel primo webinar, quello del 18 febbraio. Ecco, in particolare vedete che facendo riferimento ai dati di Open Coesione, su cui oggi ci sarà una presentazione, questi dati sono un tesoro, sono uno scrigno e quindi è importante naturalmente per i tecnici imparare a usarli bene, ma anche per i cittadini, anche ai cittadini possono dare informazioni molto, molto importanti. Ecco, vediamo che se facciamo riferimento al periodo 2014-2020, la distribuzione del costo pubblico fra le varie infrastrutture di trasporto riguarda per il 48%. Gli investimenti ferroviari, e quindi linee ferroviarie, stazioni terminali, altre infrastrutture e così via. E quindi questa, se posso, come dire, un po' semplificare, è una buona notizia, nel senso che gran parte degli investimenti in materia di trasporto e di mobilità hanno una componente importante di rispetto degli obiettivi ambientali. Vediamo anche però che il 35%, che in termini assoluti nella banca dati di Open Coesione risultano come 9 miliardi e mezzo circa, sono ancora sul sistema stradale e quindi pongono problemi dal punto di vista della sostenibilità. Naturalmente noi non possiamo dare una valutazione negativa di questo aspetto, perché gli investimenti pubblici vanno dove i bisogni sono elevati e vi sono parti d'Italia dove i problemi di accessibilità, almeno per il momento, non possono che essere risolti attraverso infrastrutture stradali. Ma certamente questa è una prospettiva che in futuro dovrà essere modificata e migliorata. Ci sono poi il 10% degli investimenti di Open Coesione riguarda il trasporto urbano e una piccola percentuale, il 4%, riguarda le opere marittime e lacuali. In questo una parentesi per quanto riguarda le piste ciclabili, c'è un elemento descrittore che ci permette di estrarre dai dati relativi ai trasporti, gli investimenti che riguardano la mobilità sostenibile. Le piste ciclabili sono 113, qualcuna potrebbe anche essere un po' sfuggita, è un archivio informatico talmente grande che non possiamo aspettarci che le classificazioni siano perfette, naturalmente, però utilizzando il descrittore di Open Coesione noi troviamo 113 piste ciclabili con un investimento di 102 milioni. L'80% circa riguardano percorsi urbani ed extraurbani, il 20% riguarda la valorizzazione ambientale e turistica. Un aspetto interessante, particolare, è quello delle dimensioni di questi investimenti, nel senso che c'è un campo di variazione molto alto, cioè noi troviamo investimenti di poche decine di migliaia di euro, come troviamo investimenti di 8, 9, 10 milioni di euro. Ad esempio, grandi progetti, se mi passate il termine, ciclovie, sono la ciclovia delle Lame, i percorsi ciclabili dell'Alta Murgia, in Puglia, su cui avremo una interessante presentazione, la pista polifunzionale della Valle della Terra. Un ultimo accenno che voglio fare è un po' quella sulle caratteristiche di questi progetti della mobilità sostenibile. Noi abbiamo fatto per preparare questi webinar una ricognizione. E ci sembra sostanzialmente che le categorie di progetti di mobilità sostenibile sostanzialmente facciano capo a tre grandi categorie. Una prima categoria è quella delle città verdi e sostenibili. Abbiamo visto nello scorso webinar come le esperienze sul PON Metro abbiano una forte caratterizzazione da questo punto di vista.
Quali sono le tipologie di intervento che stanno dentro il tema delle città verdi e sostenibili? Le bici pulitane, che si stanno diffondendo dovunque, anche nell'ambito, diciamo, della pianificazione locale dei trasporti, gli hub sostenibili come le velostazioni, le infrastrutture nodali, qui ho in mente ad esempio degli interventi come quello che si sta facendo a Catania per collegare il centro e l'aeroporto con la Gicometnea, che permetterà di superare un problema di densità, fortissima densità di traffico e quindi di alto inquinamento. Quindi siamo nel campo della mobilità sostenibile relativa a città verdi e sostenibili. Modelli logistico-distributivi, c'è qualche progetto di questo tipo, trasporto combinato, qui ci sono anche per esempio delle esperienze interessanti fatte su Interreg. C'è un tema di qualità del territorio e valorizzazione ambientale e culturale, e qui la grande tipologia di intervento, la tipologia di intervento prevalente è quella delle ciclovie, e c'è anche molto su innovazione e ricerca, ci sono dei progetti molto interessanti che si colgono dal database di Open Coesione, che riguardano l'esperimentazione, ad esempio, su energia solare e idrogeno. Ad esempio, l'Emilia Romagna sull'energia solare ha fatto dei progetti di particolare interesse. Adesso, dato questo quadro, io passerei senz'altro alle presentazioni. Come ha accennato Claudia, noi abbiamo tre presentazioni, tre rassegne regionali di progetti di mobilità sostenibile che riguardano la regione Puglia. E ce ne parlerà il dottor Raffaele Sforza, che saluto, che incrocio di tanto in tanto, diciamo, in iniziative di questo tipo. La rassegna delle esperienze che riguardano la regione Friuli Venezia Giulia, che sarà esposta dal dottor Massimiliano Angelotti, della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione, e la rassegna dei progetti che riguardano la regione Emilia Romagna, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti del FESR, e qui la presentazione viene fatta dal dottor Attilio Raimondi del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia e Economia Sostenibile della Regione Emilia-Romagna. C'è poi una presentazione, come vi dicevo, molto rilevante, molto interessante, che riguarda il portale di Open Coesione e che ci illustra come, ripeto, questo importantissimo archivio di dati possa essere utilizzato sia a scopo di ricerca, sia a scopo di policy, di impostazione delle policy, sia, come si dice, a scopo di monitoraggio civico da parte di organizzazioni della società civile e cittadini. A questo punto, se Claudio è d'accordo, io darei immediatamente la parola al dottor Sforza. Buongiorno a tutti, grazie e saluto il dottor Colaizzo, saluto tutti i partecipanti, ringrazio il Formez e Europe Direct per l'invito. Non è la prima volta che la Regione Puglia interviene a questo ciclo di interessanti iniziative. E quindi io vi parlerò immediatamente di quello che la Regione Puglia sta facendo e ha fatto in questi anni con i progetti Interreg nel settore della mobilità ciclistica. Io sono responsabile attualmente di due progetti Interreg, Io Sacro e Mimosa, ma per poter, diciamo, illustrare compiutamente quello che stiamo realizzando con questi due progetti, è doveroso, diciamo, raccontarvi quello brevemente che la Puglia ha fatto in questi ultimi 20 anni. Quindi in 20 minuti e con 20 slide io cercherò di raccontare quello che la Regione Puglia in questi ultimi 20 anni ha attuato in materia di mobilità ciclistica sostenibile con i fondi Interreg. E va subito detto che probabilmente è stato molto interessante e molto utile avviare dei progetti in questo campo, perché questi progetti hanno determinato, hanno contribuito in maniera significativa alle politiche di mobilità sostenibile della regione. Nel 2000, con il programma 2000-2006 Italia-Albania, io sono stato nominato responsabile della misura trasporti, che era finalizzata al miglioramento di interventi nei porti e negli aeroporti della Puglia e dell'Albania, ma è subito in quella circostanza, avendo, diciamo, pregresse esperienze nel settore della mobilità ciclistica sostenibile, ho
ho avviato dei primi contatti con gli aeroporti e con i porti affinché si creassero le condizioni almeno per avviare i ragionamenti sull'accessibilità dei nodi di interscambio modale. Ora il tempo non consentirà di ragionare come si vorrebbe su questi temi, sulla mobilità ciclistica, sull'intermodalità, sull'accessibilità e sul concetto delle reti, ma è una cosa fondamentale. Per cui con questo programma abbiamo avviato dei primi ragionamenti, ma un'altra cosa interessante è che la misura trasporti, pur finanziando interventi infrastrutturali, in sede di rimodulazione del programma, nel nuovo programma di prossimità Italia-Albania, ha finanziato con delle risorse dei primi progetti di mobility management. Per cui nel 2004, per la prima volta in Puglia e in Albania, abbiamo organizzato dei corsi per mobility manager, delle attività sperimentali di mobility management, e abbiamo addirittura per la prima volta in Italia attuato le tecniche di mobility management ad una strada commerciale di Bari. Questa iniziativa poi è servita per migliorare l'esperienza prototipale, per migliorare le esperienze in altre realtà italiane, e quindi e per quanto riguarda la Puglia, questa iniziativa ha consentito poi successivamente di nominare il mobility manager della regione, che ha svolto quel ruolo per alcuni anni nella regione. Ma diciamo che il progetto che ha maggiormente ha avuto un ruolo di apripista nel tema della pianificazione e programmazione della ciclabilità, il progetto Syromed, progetto che è finanziato con il programma Interreg Archimed 2000-2006, con il coinvolgimento delle regioni del Sud Italia, più Grecia, Malta e Cipro. L'obiettivo era di individuare i percorsi principali di una rete ciclabile del Mediterraneo, costituiti dalle dorsali di Bicitalia, di Eurovelo, quindi le reti Bicitalia era la proposta di rete nazionale, Eurovelo la proposta di rete europea ciclabili, che interessavano i paesi partner di progetto. Questa iniziativa appunto è stata molto importante perché ha consentito alla Regione Puglia, che ha avuto l'idea e il coordinamento in funzione di capofila di questo progetto, di mettere intorno a un tavolo regioni, enti, soggetti diversi che non avevano mai messo in agenda la mobilità ciclistica, iniziare a parlare di standard, di ciclovie. Claudio La Salvia ha detto benissimo che la mobilità ciclistica oggi è attuale, 20 anni fa lo era molto meno, anche se magari un posto importante doveva averlo già all'epoca, ma questo progetto ha consentito alla Puglia di, diciamo, iniziare a ragionare su questi temi e a iniziare a inserire la mobilità ciclistica nei propri documenti, atti, programmi, eccetera. Per cui i risultati di questo progetto sono stati veramente importanti per la regione, perché oltre che individuare i primi tracciati di Eurovelo e Bicitalia in Puglia, hanno sancito il concetto della intermodalità, voglio dire, le reti ciclabili a qualsiasi livello di scala non possono non essere interconnesse con gli altri nodi di scambio modale che devono essere accessibili, e quindi con le altre modalità di trasporto. Da quel progetto è nata poi, e vi dirò poi brevemente, l'idea della ciclovia sull'Aquilotto Pugliese, e i risultati di Saremer sono stati inseriti nel piano paesaggistico regionale e soprattutto nel piano dei trasporti, e quei risultati hanno consentito successivamente di elaborare una rete ciclabile, una proposta di rete ciclabile di piano regionale della mobilità ciclistica e di legge regionale sulla mobilità ciclistica, che è in fase di approvazione. Ecco, c'è stato tutto un'escalation, nel senso che Syromed aveva parlato dell'intermodalità come elemento fondamentale della ciclabilità e delle reti, e tra gli elementi fondamentali dell'intermodalità ci sono le velostazioni. Con un successivo programma Ipadriatica, il progetto Intermodal, di cui sempre la regione era partner, insieme ad un altro progetto della regione, GIF 2.0, sulla multimobilità, finanziato col programma Grecia Italia, la regione Puglia ha aperto nei locali delle ferrovie appalucane
la prima velostazione di tutta la macro regione centro-meridionale adriatico-ionica, e quindi sono stati ristrutturati dei locali fatiscenti, chiusi come vedete nella foto, e trasformati in velostazione. Questa iniziativa è stata molto interessante perché che ho fatto? Scusate, non so che cosa succede. È stata molto interessante perché ha consentito alla Puglia di inserire nei programmi, nel piano nei fondi FESR, delle stazioni, delle stazioni da finanziare, e nel piano attuativo del programma del piano dei trasporti nuove 29 velostazioni. E arrivo al tema di oggi. La Puglia è inserita, è parte di un progetto U-Cycle finanziato dal programma Interreg Europe. Il progetto riguarda la mobilità ciclistica come elemento importante per lo sviluppo, la crescita e la qualità della vita nelle regioni europee. E i partner di progetto sono molto interessanti perché anche in questo caso, pur essendo pochi come numero, sono tutti partner che operano in realtà trasfrontaliere, quindi la Polonia, come vedete, la Germania che opera con gli olandesi, l'Ungheria che capofila a confina e quindi opera quotidianamente con la Repubblica Ceca, Austria, Slovenia, Croazia. Io però chiedo ai moderatori, io non ho più insomma, non so più quanti minuti ho ancora a disposizione, però magari fatemi sapere prima di togliermi la parola. Questo progetto è molto interessante perché innanzitutto ci mette in relazione la Puglia con partner che evidentemente hanno un livello di impegno, di attuazione di progetti sulla mobilità ciclistica più avanzati rispetto alla Puglia stessa. Qui in Belgio c'è l'European Cyclist Federation, che è la Federazione Europea dei Ciclisti, che ormai è un organismo riconosciuto a livello intermondiale, si può dire, non soltanto come organizzazione che raggruppa tutte le associazioni per la promozione della ciclabilità, ma anche come rete di enti che operano nella mobilità ciclistica, rete di industriali e rete di accademici che operano nella mobilità ciclistica. Questo progetto è finanziato dal programma Interreg Europe, che è un progetto di capacity building, vale a dire è un programma che è finalizzato, a prescindere dagli assi che finanzia, è finalizzato ad aumentare la capacità di spese, quindi di efficienza ed efficacia degli investimenti effettuati con i fondi FESR, e quindi permette di avere consapevolezza, conoscere quindi gli errori, cercare di non ripeterne ancora e imparare dalle esperienze degli altri affinché si possano prendere degli esempi positivi da replicare. Come vedete, il budget non è eccessivamente non è interessante dal punto di vista economico, perché la Puglia in questo caso ha un budget di meno di 200.000 euro, ma è proprio la relazione con gli altri partner di progetto che consente di crescere. Gli obiettivi del progetto quali sono? Migliorare l'efficacia dei fondi FESR, quindi bisogna fare un'analisi di come sono stati spesi i fondi FESR nel settore della mobilità sostenibile e ciclistica in particolare. Nel caso della Puglia si fa riferimento all'azione 4.4 dei fondi del FESR Puglia. L'obiettivo è contribuire a finanziare progetti migliori, aumentare la percentuale modale di spostamento in bicicletta. Non bisogna parlare di numeri di piste ciclabili o di lunghezza, ma di crescita della percentuale di spostamenti in bicicletta rispetto al totale degli spostamenti complessivi. Come la mobilità ciclistica può contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti? È importante il coinvolgimento degli stakeholder attraverso tutto un processo di autoapprendimento a livello internazionale, e l'obiettivo del progetto è anche fornire indicazioni utili per la nuova programmazione. Quindi il progetto si basa su due fasi importanti. Quello è l'autoapprendimento interregionale, che coinvolge tutti i partner, vale a dire uno scambio continuo di conoscenze, di buone pratiche
sia a livello locale che a livello internazionale con tutti gli altri partner, consente un autoapprendimento complessivo. E poi la seconda fase è definire un piano d'azione che dovrebbe poi essere verificato per capire se e come quanto imparato durante lo scambio di buone pratiche può essere realizzato. Entrando più nello specifico, la prima fase ha comportato un'analisi territoriale e una profilazione di buone pratiche. Abbiamo dovuto individuare un gruppo di stakeholder locali, abbiamo fatto un avviso pubblico per verificare la disponibilità a far parte per tutto questo periodo del progetto, della disponibilità di stakeholder che sono enti locali, società ferroviarie, associazioni, progettisti privati, ordini professionali che con noi stanno lavorando e ci stanno seguendo nello scambio continuo di buone pratiche. Domani avremo un webinar con i partner polacchi che ci illustreranno alcune loro buone pratiche veramente importanti nel settore della mobilità ciclistica. Quindi avremmo dovuto avere, se il Covid non ci avesse bloccato, degli scambi fisici, consentendo anche agli stakeholder locali di partecipare ad un programma di interscambio, di visite guidate, di riunioni, insomma, di incontri, perché spesso è anche l'incontro fisico che facilita le relazioni e aumenta e migliora la conoscenza diretta delle buone pratiche. E quindi l'elaborazione di un piano d'azione, come dicevo prima. La seconda fase riguarda invece l'implementazione, l'attuazione del piano d'azione per verificare insieme agli stakeholder se e come la lezione viene imparata, nel nostro caso, dalla Regione Puglia. Per cui, diciamo, la mission che questo progetto ci ha dato, ci ha indicato, è costruiamo buone pratiche, cioè, non è, voglio dire, al di là dei numeri, spesso ci sono progetti che vengono, non sono di qualità. Spesso un comune, recupera dei finanziamenti, fa un intervento che non muove, non fa crescere la mobilità ciclistica, non muove il modal split, non favorisce gli spostamenti, diminuendo l'utilizzo dell'auto privata, perché questo concetto è molto importante. Finché noi non facciamo delle iniziative e degli interventi per diminuire il numero di auto in circolazione in sosta, spazi per le bici non ce ne saranno mai a sufficienza. Tra le buone pratiche che la Puglia ha presentato c'è la ciclovia dell'Aqueduto Pugliese. Noi siamo partiti da Saironmed, individuando il canale principale dell'Aqueduto Pugliese, che finisce qui in particolare, sul quale canale c'è una strada di servizio, come possibile sede di una ciclovia. La Regione Puglia negli anni ha realizzato dei primi lotti in Valle d'Itria. Tutto quanto è rientrato nella legge di stabilità e nel sistema nazionale delle cicloviaggi turistiche, quindi noi abbiamo presentato come buona pratica questa iniziativa che per la Puglia, che voglio dire nel panorama nazionale è un po' indietro, ma nel panorama dell'Italia centro-meridionale è sicuramente più avanti di molte altre regioni. La Puglia ha presentato questa buona pratica come esperienza positiva che sta caratterizzando le sue attività in questo campo. Gli ultimi minuti li dedico a Mimosa, che è un altro progetto di estrema importanza, è un progetto strategico, sul trasporto trasfrontaliero, multimodale, sostenibile dei passeggeri tra Italia e Croazia. È un progetto importante perché ha consentito alla Regione Puglia, anche in questo caso, di capitalizzare le esperienze già maturate con i progetti precedenti, Saironmed inizialmente, ma soprattutto Intermodal, il progetto finanziato col programma Hypadriatic, che era proprio finalizzato a creare anche lì le condizioni affinché l'intermodalità a tutti i livelli tra mobilità ciclistica e tutte le altre reti di trasporto facesse un passo avanti nelle politiche di mobilità di tutti i soggetti governativi e non interessati. Meglio anche se da parte degli organismi trasfrontalieri. Per cui
Le attività che sono state attribuite alla Puglia saranno la definizione di un position paper, quindi un documento di posizione sulla importanza dell'intermodalità, individuando quali sono le azioni che vanno realizzate, perché i principali nodi di interscambio, che sono non solo le stazioni ferroviarie o le stazioni, le fermate del trasporto pubblico locale, ma soprattutto porti e aeroporti, siano accessibili a chi viaggia in bicicletta. La redazione di un vademecum sulle buone pratiche. Personalmente ho, diciamo, centinaia e centinaia di foto scattate durante i miei viaggi in Europa e nel resto del mondo in bicicletta, in paesi ciclabili dove le infrastrutture hanno avuto, cioè sono una realtà, e quindi l'importante secondo noi è realizzare uno strumento di lavoro utile per tutti affinché si creino le basi per fornire a tutti quanti dei materiali utili. E la ciliegina sulla torta è realizzare un set di soluzioni per rendere, nel nostro caso, gli aeroporti di Bari e Brindisi probabilmente i primi aeroporti italiani accessibili a viaggiatori in bicicletta. In realtà non ci sono altre esperienze simili in Italia, ce ne sono alcune in Europa, molte di più negli Stati Uniti. Il nostro obiettivo, Covid a parte, che ci ha bloccato purtroppo, è comunque lavorare affinché questi aeroporti siano accessibili con tutta una serie di, diciamo, misure molto semplici, se vogliamo, cioè migliorare l'informazione, la comunicazione, creare percorsi guidati per fare in modo che il viaggiatore, invece quello estero, il turista estero, se arriva in aeroporto, se deve partire o se arriva, sappia come muoversi, dove andare a recuperare la bicicletta, dove imbarcarla, dove anche smontarla. Qui vedete, c'è. Creeremo dei luoghi attrezzati per il montaggio e lo smontaggio delle biciclette. Chi viaggia in bici lo sa che deve avere, se ha un posto attrezzato dove fare queste operazioni, è molto meglio. Quindi dove recuperare materiali per imballare quando parte o per buttare i rifiuti degli imballaggi quando arriva. Insomma, quindi questi progetti sono importanti perché, pur non attribuendo risorse rilevanti, facilitano la cooperazione, la crescita culturale, personale, tecnica, amministrativa, migliorano la governance e consentono di determinare politiche regionali di mobilità sostenibile veramente importanti. Grazie e vi saluto. Se ci sono domande, sono a disposizione. Grazie, dottor Sforza. Abbiamo la sessione conclusiva di domande. E quindi potremmo forse lasciare in quella sede eventuali quesiti. Un'esposizione veramente interessante, diciamo ispiratrice. Tra l'altro, tra le molte cose che si potrebbero sottolineare, è interessante questo ruolo che ha avuto l'investimento della Regione Puglia, l'investimento di competenze, di attenzione sui programmi di cooperazione territoriale europea, che abbiamo visto in questo caso hanno svolto un ruolo molto importante, appunto di ispirazione, di sostegno alla strategia e poi di concreta attuazione degli interventi. Adesso diamo la parola al dottor Massimiliano Angelotti della Regione Friuli Venezia Giulia, che ci presenta il progetto di ciclovia Alpe Adria e il treno Micotra. Prego, dottor Angelotti. Grazie dottor Colaizzo, buongiorno a tutti, ringrazio in primo luogo il Centro Europe Direct di Roma e Formex per l'occasione che mi viene data. Rappresento la Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Infrastrutture e Territorio, e vi parlerò oggi di due iniziative che abbiamo portato avanti negli anni scorsi e che ritengo molto significative. Lavoro nel settore dei progetti Interreg dall'inizio degli anni 2000, questo è quindi il terzo periodo di programmazione nel quale sono coinvolto. La nostra regione, con la nostra direzione, ha attuato diversi progetti nel corso di questi anni, sia in termini di mobilità sostenibile delle persone che delle merci. Alcuni di
di questi progetti sono risultati particolarmente significativi e i due che vi presenterò oggi lo sono soprattutto per gli impatti che hanno avuto e che hanno tuttora sulla popolazione locale dell'area transfrontaliera coinvolta, ma anche per i turisti che si recano a visitare queste aree. Trattasi di due progetti che sono stati attuati nel corso della programmazione 2007-2013, nell'ambito del programma transfrontaliero Interreg Italia-Austria, e entrambi i progetti sono stati proposti dalla nostra direzione in veste di capofila, e ci terrei anche ad evidenziare che trattasi di progetti che sono nati negli uffici. Non c'è stata, con questo vorrei sottolineare, non c'è stato un input arrivato dal livello politico di attivarci su queste tematiche, ma sono stati gli uffici stessi, grazie alla passione e all'impegno di diversi funzionari e grazie ai rapporti che abbiamo instaurato con i vicini. Le vicine istituzioni dei paesi quali l'Austria e la Slovenia, che ci hanno consentito di impostare queste progettualità e di portarle avanti con, come dicevo, indubbi benefici a favore delle popolazioni locali. Il primo progetto di cui vorrei parlarvi è la ciclovia Alpe Adria, una ciclovia che collega a carattere trasfrontaliero, collega Salisburgo, in Austria, quindi, alla località di Grado, che è una località turistica che si trova sul mare Adriatico ed è una delle due località marittime di maggior richiamo della nostra regione. Un itinerario quindi che ha un grande sviluppo e che grazie al progetto Interreg ha avuto una sua definizione e una sua visibilità che hanno consentito poi negli anni a venire una serie anche di l'acquisizione anche di una serie di successi e di riconoscimenti che vi elencherò nelle successive slide. Qual era l'idea iniziale? Quella di realizzare qualcosa che fosse a beneficio di quanto era già in corso di realizzazione in tre aree, cioè nella regione Friuli Venezia Giulia, nel Land Salisburgo e nel Land Carinzia. La regione Friuli Venezia Giulia confina a nord proprio con il Land Carinzia e questo si trova direttamente collegato con il Land Salisburgo. Entrambe queste tre aree avevano tutte impostato nei propri territori una rete di itinerari ciclabili di lunga percorrenza e necessitavano di alcuni piccoli interventi infrastrutturali per completarli e hanno colto l'occasione offerta dal programma Interreg Italia-Austria per costruire un itinerario a valenza trasfrontaliera che unisse le esistenti infrastrutture ciclabili sui tre territori e potesse essere quindi in qualche modo valorizzato e proposto quale itinerario a valenza trasfrontaliera a lunga percorrenza. E il tutto ovviamente a beneficio di una mobilità sostenibile, lenta, dello sviluppo di queste aree, che sono anche aree montane, prettamente montane, e anche della mobilità su base trasfrontaliera quotidiana della popolazione locale. Il punto di partenza è stato quindi la volontà di unire queste aree. Come vedete qui illustrata c'è una porzione di quella che è stata menzionata dal collega anche dottor Sforza nella precedente presentazione, che è la rete europea Eurovelo. Ci sono itinerari 7 e 9, come vedete qui elencati, e l'idea era quella di unire l'itinerario 7 con l'itinerario 9 attraverso questo collegamento nord-sud da Salisburgo verso il mare Adriatico. E a questo proposito abbiamo anche nel corso del progetto richiesto l'estensione o la creazione di questa sezione nell'ambito delle reti Eurovelo, ma non abbiamo avuto successo sotto questo profilo, purtroppo. In ogni caso, questa è la rete come vi illustravo poc'anzi, la rete degli itinerari ciclabili su base regionale nel Friuli Venezia Giulia, che comprende 10 ciclovie, che coprono 1.400 km, e tra queste c'è la ciclovia numero 1, il Friuli Giulia 1, che va dal confine con l'Austria, qui sopra indicato, e scende fino al mare Adriatico.
nella località di Grado, che è appunto più estrema. L'itinerario della ciclovia Alpe Adria, quindi, è quello che abbiamo impostato, realizzato e promosso nell'ambito del progetto Interreg, è quello che va da Salisburgo fino a Villacco, che si trova nei pressi del confine con l'Italia, e poi scende da Villacco verso Tarvisio, che è il punto d'accesso in Italia, per scendere fino a Grado. Nel nostro territorio, nel territorio della Friuli Venezia Giulia, si è trattato di valorizzare un itinerario ciclabile che è stato realizzato nel sedime di un'ex ferrovia, la ferrovia che collegava fino al 2000. Che attraversava, che collegava Udine all'Austria fino all'inizio del 2000, quando è stato costruito e inaugurato una nuova infrastruttura ferroviaria moderna, e si è deciso negli anni precedenti di dismettere l'ex sedime ferroviario, che è stato gestito dall'allora provincia di Udine, e trasformarlo in itinerario ciclabile, particolarmente suggestivo, e che nell'ambito del progetto Interreg ha avuto una sua valorizzazione attraverso anche una condivisione degli strumenti di promozione. All'interno del partenariato di progetto c'erano, oltre alla Regione Friuli Venezia Giulia, il Land Salisburgo e il Land Carinzia, quindi le tre principali istituzioni regionali, anche due agenzie di sviluppo regionale turistico del Salisburghese, una della Carinzia, e con la collaborazione di questi partner abbiamo attivato quello che era allora, a quell'epoca, stiamo parlando del 2007, 2008, 2009, lo strumento principale di comunicazione in rete, che era il sito web, che è stato creato ex novo per valorizzare e promuovere questo itinerario ciclabile, forti anche dell'esperienza e delle conoscenze, soprattutto che abbiamo condiviso con i partner austriaci, che rispetto a noi all'epoca erano molto più attivi sul versante della promozione della mobilità sostenibile, in particolare modo del turismo ciclabile. Che valorizza itinerari e luoghi attraversati dalle ciclovie. Come vi dicevo, vi farò vedere alcune fotografie della ciclovia Alpe Adria, significative. Queste sono sul territorio del Friuli Venezia Giulia, proprio perché è stato utilizzato un ex sedime ferroviario. Ci sono punti di attraversamento, quindi dei ponti, così come delle gallerie, che rendono particolarmente suggestiva il percorrere quest'area. Qui ci sono alcune immagini della ciclovia che è stata realizzata nel Salisburghese, qui a Salisburgo, e in Carinzia, mentre queste sono le immagini tratte dal tratto finale della ciclovia, che attraversa la laguna di Grado per sboccare sul mare Adriatico, e questo è il centro storico di Grado. Alcuni dei risultati che abbiamo conseguito: dal momento in cui è stato attuato questo progetto, è stato promosso questo itinerario di lunga percorrenza, sono riscontrati un crescente numero di passaggi di cicloturisti. Questi sono i dati registrati nel 2019. La ciclovia è stata inserita nella già citata rete ciclabile nazionale Bici Italia, e ha anche conseguito alcuni premi nel corso degli anni, quale itinerario ciclabile dell'anno alla fiera di Amsterdam nel 2015, piuttosto che l'Italian Green Award di Verona nel 2016, con Oscar che è considerato l'Oscar del cicloturismo italiano. E inoltre è stata anche valutata tra le prime 10 ciclovie dall'associazione turistica, l'associazione dei cicloturisti tedeschi, che ha valutato e monitorato oltre 81 itinerari. Qual è stato l'insegnamento che abbiamo tratto da questa cooperazione e dall'impiego di fondi che ci sono stati messi a disposizione dal programma Interreg? Quello che attraverso la collaborazione trasfrontaliera si possono produrre dei concreti risultati a vantaggio dei cittadini, e dare un concreto e tangibile contributo allo sviluppo della mobilità sostenibile. E stiamo parlando di un progetto che è nato in un'epoca in cui gli itinerari ciclabili, le ciclovie, le vacanze in bicicletta non erano così popolari come lo sono in questi anni, lo sono diventate, e devo dire che anche l'interesse del livello politico verso queste iniziative è cresciuto proprio nel momento in cui è risultato evidente anche l'impatto economico del cicloturismo.
e quindi la valorizzazione dei propri territori attraverso queste infrastrutture sostenibili. Direttamente collegato al progetto che vi ho appena presentato è il secondo progetto che abbiamo portato avanti sempre nello stesso periodo di programmazione, che è stato presentato nel secondo bando del programma Interreg Italia-Austria 2007-2013 e che è stato pensato sin dall'origine come essere anche un progetto complementare al progetto Ciclovia Adria. Stiamo parlando del progetto MICOTRA, che è l'acronimo del titolo del progetto per il miglioramento dei collegamenti transfrontalieri e trasporto pubblico. Qui abbiamo operato sul versante del trasporto pubblico delle persone, partendo da una necessità. Nel 2009 sono venuti meno i collegamenti intercity tra l'Italia e l'Austria. Sul versante austriaco, gli unici collegamenti che si estendevano verso l'Italia erano operati attraverso linee di autobus. E le popolazioni quindi di quest'area trasfrontaliera non avevano opportunità alcuna di viaggiare in treno per attraversare il confine. Da qui, e grazie anche alla collaborazione che sottolineavo prima esserci stata da molti anni con funzionari del Land Carinthia, si è deciso di ragionare per attivare un nuovo collegamento trasfrontaliero ferroviario dedicato ai passeggeri tra le località di Udine e Villaco, che potesse quindi sopperire a questa mancanza di offerta di collegamenti di trasporto pubblico sostenibili e che rappresentasse anche una sfida perché onestamente non avevo mai avuto in precedenza né ho avuto poi successivamente contezza di servizi di trasporto pubblico ferroviari trasfrontalieri che fossero stati realizzati attraverso lo strumento dei progetti Interreg. Abbiamo colto questa sfida grazie anche alla collaborazione di due operatori ferroviari, la Ferrovia Udine Siviliale, che è una società in-house della regione Friuli-Venezia Giulia, e l'operatore ferroviario federale austriaco, Leobebè, che hanno lavorato intensamente insieme alle istituzioni per superare tutte le difficoltà di natura tecnica che si sono manifestate all'inizio del progetto, al fine di attivare in via sperimentale questo collegamento, che è stato attivato nel corso a partire da giugno 2012 per un anno cofinanziato dal programma Interreg. Ma il successo è stato tale in termini di passeggeri trasportati e anche di biciclette trasportate, proprio per il fatto che l'itinerario, come vi illustrerò a breve, corre parallelamente alla ciclovia Alpe Adria che vi ho poc'anzi presentato, è stato tale da convincere la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'End Carinzia a continuare a cofinanziare questo servizio che dalla sperimentazione avviata all'interno del progetto Interreg non si è mai fermato, se non purtroppo nello scorso per 3 anni, per 3 mesi, chiedo scusa, lo scorso anno a causa della pandemia. È proprio la collaborazione tra queste istituzioni che ha reso possibile che qualcosa che è stato sperimentato, testato all'interno del progetto Interreg avesse poi un carattere di continuità e fosse quindi esteso nella sua durata anche al di là della durata del progetto Interreg stesso. E grazie di nuovo anche all'esplosione della mobilità ciclabile, del turismo ciclabile lungo la ciclovia Alpe Adria, come dicevo. Questo è il percorso che il treno fa da Udine fino a Villaco e devo dire che anche attraverso un successivo progetto Interreg nell'ambito del programma transnazionale Central Europe abbiamo avviato una sperimentazione di un'estensione di questo collegamento da Udine verso Trieste, allungando quindi il percorso dell'itinerario trasfrontaliero. Gli orari che qui vedete sono indicativi di una delle due coppie di treni al giorno che sono state attivate e sono stati creati in modo tale da consentire ai viaggiatori di poter poi anche proseguire il proprio viaggio una volta arrivati a Villaco, verso Vienna o verso Salisburgo, o una volta arrivati a Udine, verso Trieste o verso Venezia, così in modo tale da ampliare le opportunità di mobilità delle persone attraverso questo servizio trasfrontaliero.
come vi dicevo, è un servizio che consente il trasporto anche delle biciclette. I due operatori hanno trovato un accordo e il servizio è di fatto stato attivato utilizzando i locomotori messi a disposizione dalla società Ferrovie Udine Cividale, mentre le carrozze sono state messe a disposizione dalla società OBB. Trattasi di due carrozze per il trasporto di passeggeri e di una carrozza utilizzata quale bagagliaio, vagone bagagliaio, che nei mesi estivi è utilizzata per caricare le biciclette e nei mesi invernali per caricare materiale legato agli sport invernali, quali lo sci. La promozione di entrambi i progetti è stata effettuata poi anche in maniera congiunta, proprio perché, come vi dicevo prima, il percorso ciclabile della ciclovia Peale corre a fianco della linea ferroviaria, e sono stati creati quindi anche degli appositi dépliant che lo promuovono entrambi i servizi. Alcuni dati tratti forniti direttamente dai passeggeri trasportati attraverso Tramicotra e dai passaggi di biciclette lungo la ciclovia Alpe Adria. Come vedete qui, sono crescenti nel corso degli anni, siamo partiti subito con alcune, questi sono i dati degli ultimi 3 anni, ma la crescita è stata esponenziale soprattutto nei primi 4 anni, e anche il numero delle biciclette è aumentato progressivamente, di nuovo a testimonianza delle scelte del favore riscosso dalla messa a disposizione di servizi che sviluppano l'intermodalità bici-treno e dal sempre maggior ricorso a questa modalità di mobilità da parte delle persone che si muovono sia per ragioni di lavoro che per ragioni, soprattutto per ragioni turistiche, e in particolar modo durante i mesi primaverili e estivi. Questi grafici qui inoltre illustrano il rapporto tra anche le biciclette caricate, il numero di biciclette caricate nel corso degli anni e nel corso degli ultimi 4 anni, e il rapporto tra passeggeri e biciclette, che è anche significativo, a testimonianza del fatto che nel corso di un anno intero più di un quinto dei passeggeri che utilizzano il treno Amicotra viaggia con una bicicletta al seguito. Concludo sottolineando il fatto che queste due progettualità hanno consentito di mettere a disposizione dei servizi che sono, e di conseguire dei risultati che sono risultati evidenti, tangibili, fruibili da parte dei cittadini, rendendo più vicini i cittadini stessi ai progetti Interreg, e dimostrando quanto la cooperazione transfrontaliera e i progetti Interreg in particolare possano fare per le popolazioni locali e quale impatto concreto a livello di transfrontaliera possano fornire. Il tutto nell'ambito di una cooperazione tra enti che grazie a questi strumenti hanno l'occasione di collaborare insieme, confrontarsi e creare quel valore aggiunto che i progetti Interreg apportano al processo di crescita anche delle singole amministrazioni che colgono queste sfide e che si mettono in gioco attraverso questi tipi di progettualità. Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e rimango ovviamente disponibile per ogni quesito da parte vostra. Allora, grazie dottor Angelotti, anche questa presentazione è molto stimolante e interessante. C'è una domanda di Ombretta del Piccolo che chiede: non c'è in progetto una ciclovia che da Grado porta a Trieste? Allora, in realtà c'è perché stiamo lavorando in questi anni e lavoreremo ancora di più nell'ambito della programmazione 2021-2027 a completare la realizzazione di quello che è considerato l'itinerario Eurovelo 8, la Mediterranean Route, che nel caso di Friuli Venezia Giulia si snoda lungo tutto l'asse costiero, e l'idea è quella di completare soprattutto nel tragitto, nella tratta tra Trieste e Grado, quanto adesso
non è disponibile se non attraverso dei percorsi secondari che si sviluppano sull'altipiano triestino, quindi sulla parte alta di Trieste. L'idea è in ogni caso di lavorare anche su questo itinerario qui est-ovest, che è l'altro asse fondamentale della mobilità ciclistica nella regione Friuli Venezia Giulia, che si inserisce appunto nell'ambito della cooperazione internazionale nel novero degli itinerari Eurovelo, e che sarà anche parte di un itinerario che adesso è in Fieri, l'Adrian Cycle Tour, l'itinerario che coprirà tutto il bacino dell'Adriatico, dalla Grecia fino alla Sicilia, Adriatico Ionico, dalla Grecia alla Sicilia, che è stato approvato qua l'idea progettuale, strategica per la macrostrategia Adriatico Ionico. Grazie, c'era anche un commento di un utente favorevole che conferma la rilevanza dell'iniziativa. Siamo un gruppetto piccolo e quindi è interessante che ci sono delle persone che hanno avuto già un'esperienza diretta fra chi sta partecipando al webinar. Tra le molte cose interessanti e ispiratrici, colgo anche da un punto di vista tecnico, questo aspetto molto interessante di cominciare a far circolare informazioni sui risultati, perché questo è di grande incoraggiamento anche per chi sta partendo adesso. Darei adesso la parola al dottor Attilio Raimondi, che presenta progetti di mobilità sostenibile finanziati in Regione Emilia-Romagna con il FESR. Il dottor Raimondi fa parte del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile della Regione. Prego, dottor Raimondi. Sono io che ho. Dottor Raimondi, no, penso abbia problemi il dottor Raimondi. Aspettiamo un Un minuto pochino, se solo, no, dottor Raimondi vuol se, no, provare a. se, se i colleghi sono d'accordo, anticipiamo la Sì. presentazione successiva, però aspettiamo qualche. Sì, noi cerchiamo di risolvere i problemi tecnici. Allora facciamo così, andiamo avanti con la presentazione Allora, successiva. E poi noi vedo risolviamo i però che in problemi aula dovrebbe tecnici. solo attivare webcam e Grazie. audio. Facciamo ancora 10 secondi di tentativo. Solo 2 secondi, sì, ancora proviamo un attimo. Questi sono i belli il bello È della bello diretta. stare a casa propria e partecipare a queste interessanti discussioni, siamo sia alla scrivania, però il contatto fra le persone forse a un certo punto comincia veramente a mancare. Andiamo Niente, andiamo avanti. avanti e Allora, poi chiedo noi scusa ai colleghi di proviamo. Open Coesione per questa inversione forzata, li ringrazio per questo e parliamo allora del portale di Open Coesione per dare visualizzazioni del team di Open Coesione. Chi parla naturalmente Sì, si buongiorno a presenta. tutti, sono Fabio De Angelis e grazie nuovamente per l'invito e per la possibilità che ci è data, diciamo, di partecipare a questa serie molto interessante di webinar. E parlo al plurale perché appunto abbiamo immaginato questa presentazione di dividerla in 2 parti. E c'è anche il mio collega Nicola De Chiara che diciamo, quindi co-presenterà insieme a me questo intervento. Io Buongiorno a tutti e grazie. facciamo un attimo tempo perché sono in attesa di. Ah, eccole, le vedo adesso le slide della presentazione. E quindi, come dicevo,
L'idea è quella di suddividere in due parti la presentazione, una parte appunto di descrizione dell'iniziativa, di descrizione della tipologia di informazioni e di dati che sono resi disponibili e poi una seconda parte invece un po' più interattiva e quindi speriamo anche un po' più interessante, diciamo così, di navigazione sul portale. Per illustrare appunto le modalità di accesso a queste informazioni, con un focus poi un po' più, diciamo, più in dettaglio su appunto la tematica della mobilità sostenibile. Che cos'è, diciamo, Open Coesione e come si inquadra? Fondamentalmente è un'iniziativa di Open Government, questo vuol dire che si basa o comunque mira a diciamo, ottenere una serie di risultati fondandosi appunto su diciamo così, tre pilastri come dire, classici della tematica dell'open government, ovvero la trasparenza, la partecipazione e la collaborazione. La trasparenza ovviamente in questo caso è relativa alla messa a disposizione pubblica e diciamo e completa delle informazioni sui progetti, sull'attuazione dei progetti delle politiche di coesione in Italia. E facendo questo, si vuole, come dire, instaurare un percorso virtuoso per cui si facilita in qualche modo la partecipazione da parte in generale dei cittadini, della cittadinanza in senso generico rispetto a queste tematiche e in particolare appunto rispetto a quello che si attua effettivamente sui territori tramite le risorse di queste politiche e contemporaneamente ampliare in qualche modo e generalizzare la collaborazione tra i vari livelli amministrativi, diciamo, i vari livelli di governo rispetto a questa tematica, ripeto nuovamente, anche attraverso la messa a disposizione di queste informazioni. Ovviamente lo scopo ultimo, in qualche modo, è quello di migliorare in senso generale, anche qui complessivo, l'intervento pubblico, quindi quello che si è immaginato e definito a livello di policy come politiche di coesione in Italia, renderlo il più possibile efficiente e calato correttamente nei vari territori. Come lo si diciamo, come stiamo cercando di portare avanti questa impostazione? Ovviamente lo strumento principale è il sito. Il portale opencoesione.gov.it come ovviamente contenitore di tutta una serie di informazioni. In primis la disponibilità dei dati, anzi direi dei microdati quindi sui singoli progetti che sono finanziati dalle risorse delle politiche di coesione in Italia e che vengono attuati. Ovviamente rendendoli disponibili, e poi questo lo vedremo, sia per come dire, per un accesso, come dire, offline, cioè sia scaricandoli e quindi rendendoli disponibili a livello di diciamo, ricercatori o comunque analisti, ma sia direttamente navigandoli sul portale e quindi consentendone anche una più immediata, diciamo così, fruibilità. Accanto a questo, proprio perché le politiche di coesione ovviamente non sono fuori da un contesto territoriale, sociale, economico, vengono fornite informazioni di tipo statistico, quindi costruite tramite una serie di indicatori statistici forniti appunto da una banca dati, diciamo, in collaborazione con l'Istat, di dati di contesto, accanto a questo anche dati sulla programmazione di queste politiche, insieme a tutta una serie di documenti più o meno tecnici e più o meno formali appunto, su tutto l'impianto della coesione in Italia, quindi documenti di programmazione, di attuazione, ma anche di monitoraggio. Diciamo, la fonte, qual è la fonte tramite la quale, in base alla quale vengono fornite queste informazioni? È il Sistema Nazionale di Monitoraggio, ovvero un sistema appunto di interscambio, diciamo così, di informazioni tra le singole amministrazioni,
che quindi singole amministrazioni a vari livelli, diciamo, di governo, quindi si va dal singolo comune fino alla regione, fino ad un ministero, nel caso, diciamo, di amministrazioni centrali. Tutti quanti questi soggetti sono inseriti in un sistema federato che permette la raccolta delle informazioni sui dati e sui progetti e l'invio in una maniera unificata e standardizzata a livello centrale ad una base dati che è definita la banca dati unitaria, che appunto raccoglie tutte queste informazioni provenienti da questi vari sistemi e soggetti e le consolida, diciamo così, in una fotografia complessiva di tutte quelle che sono appunto le attività e l'attuazione di questi progetti sul territorio. Qual è il criterio, diciamo così, per rientrare o meno in questo sistema nazionale di monitoraggio? Fondamentalmente è avere dei progetti finanziati, come si suol dire, con almeno un euro di risorse provenienti dalla coesione, perché appunto, nuovamente, è un sistema dedicato in qualche modo al monitoraggio delle politiche di coesione. Quindi un progetto per rientrarci deve essere cofinanziato almeno, anche solo in minima parte, dai fondi diciamo destinati alla coesione. La banca dati unitaria, appunto, in realtà e il sistema nazionale di monitoraggio in generale sono stati già definiti, come dire, molti, molti anni fa e sono in qualche modo in vigore, diciamo così, sia sul ciclo attuale, cioè il 14-20, sia rispetto al precedente ciclo di programmazione 2007-13. Lo sono nella misura in cui in realtà sono tecnicamente, diciamo così, due basi dati diverse, nel senso che nel ciclo 7-13 sono confluite tutta una serie di informazioni sui progetti finanziati con le risorse di quel ciclo e in una, diciamo così, seconda versione di questa base dati sono confluiti, diciamo, altri progetti finanziati con le risorse del ciclo successivo, cioè quello del 14-20. Quindi, diciamo così, a dispetto un po' del nome che la definisce come banca dati unitaria, rispetto ai cicli sono tecnicamente due basi dati diverse. Dico questo perché in realtà, appunto, uno degli, come dire, anche un po' degli obiettivi della trasparenza del portale è anche quello di rendere non solo disponibili, meramente disponibili queste informazioni, ma di, come dire, interpretare la trasparenza anche in un'ottica di, diciamo così, semplificazione, ma nel senso di maggior chiarezza possibile dell'informazione che viene restituita. Quindi il lavoro che viene fatto non è, appunto, nuovamente solamente quello di messa a disposizione esattamente diciamo, del contenuto iniziale, quindi in questo caso della fonte della BDU, ma anche in qualche modo, diciamo così, di un arricchimento, in questo caso da un punto di vista di miglior fruizione. La miglior fruizione in questo caso coincide con il fatto che, a dispetto del fatto che la fonte dati di fatto è costituita in questo caso al momento da due fonti dati leggermente diverse, e poi diciamo entriamo un po' più in dettaglio in che cosa consiste questa diversità. Sul portale Open Coesione vengono rese come un'unica base dati, quindi questo ovviamente facilita enormemente. Ciò non toglie che per l'utente è sempre possibile sia osservare la totalità dell'informazione, quindi in questo caso chi accede per la prima volta al portale vede, come dire, dei numeri che rappresentano il totale dei progetti attuati sul territorio nel complesso dei due cicli di programmazione 7-13 e 14-20. Ovviamente l'utente, ed è questo, diciamo, come dire, lo scopo un po' di questo rimando grafico qui che vedete in questa slide, l'utente ha sempre la possibilità di selezionare il ciclo di interesse. Lo ha sia nella parte, diciamo, di navigazione pura, e lo ha, se vogliamo, maggiormente ancora di più, nella sezione in cui questi dati si possono.
possono scaricare, quindi è sempre disponibile la possibilità di distinguere per ciclo se ovviamente il focus di interesse e di analisi è già mirato in uno dei due cicli di programmazione. Che cosa di fatto quindi viene attualmente viene reso disponibile su OpenCoesione? Diciamo così, da un punto di vista di provenienza dei fondi, quindi come dire, fondi europei che cofinanziano progetti sul territorio italiano o progetti direttamente finanziati dai fondi nazionali, quindi fondamentalmente Fondo Sviluppo e Coesione, cioè ex FAS o altre risorse nazionali, la totalità di queste coperture finanziarie è presente su Open Coesione e sono presenti tutti i progetti rientranti appunto sia nel ciclo 7.13 che 14.20, proprio perché provenienti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio che dal ciclo 7.13, diciamo così, è diventato lo standard in qualche modo per la raccolta di queste informazioni sul monitoraggio. Come vedete, escluso in qualche modo al momento, almeno al momento, le informazioni provenienti dal ciclo 2000-2006, perché in generale come dire, l'impianto del monitoraggio è stato un impianto che si è arricchito, si è modificato si è evoluto di fatto nel tempo. Quindi nei precedenti e nei meno recenti cicli di programmazione, ovviamente, c'erano sistemi diversi che coprivano la parte europea, in questo caso Monit, o la parte nazionale tramite il sistema SGP. Attualmente, diciamo, Open Coesione invece, attingendo direttamente al sistema nazionale di monitoraggio, di fatto copre questi due cicli. Che cosa, quindi, diciamo, avendo questa come fonte, primaria, e unica direi di informazione e dovendo quindi restituire all'utente in qualche modo un'informazione nuovamente più standardizzata e più facilmente trattabile ed elaborabile, quello che è stato fatto è in qualche modo un lavoro di uniformazione delle informazioni appunto provenienti dai due cicli. Come vedete qui in questa slide io diciamo ho schematizzato ovviamente anche un po' semplificato le due basi dati, la BDU del 7.13 e del 14.20 come aventi un tracciato come dire, un po' disallineato perché ovviamente l'oggetto della rilevazione è sempre lo stesso, sono diciamo, i progetti che vengono attuati sul territorio, quindi da quel punto di vista ovviamente l'oggetto rimane lo stesso e la gran parte delle informazioni sono sempre le stesse, ma nel passaggio tra un ciclo e un altro questo tracciato è stato ovviamente in parte rivisitato, sia in un'ottica di semplificazione, sia in un'ottica in altri casi di maggiore arricchimento o dettaglio. Il risultato ovviamente è che sono due basi dati che si parlano per molti elementi, ma non per tutti. Quindi il lavoro che viene fatto e quello che viene esposto sul portale è in qualche modo, diciamo così, la sintesi più informativa possibile di queste due banche dati, che quindi da una mole complessiva di circa 200 variabili distribuite su oltre 30 tabelle per entrambi i cicli, produce un set, diciamo, abbastanza, anzi molto elevato dal punto di vista delle variabili riproposte, perché sono disponibili oltre 160 variabili, quindi una elevatissima quota della totalità delle variabili disponibili nella base dati della BDU, e molto più compattate da un punto di vista di tabelle a disposizione, ma questo dopo lo andiamo a vedere, diciamo, nelle slide successive, ovviamente coprendo buona parte del ventaglio informativo che un progetto si porta appresso, voglio dire che tutta una parte, la parte descrittiva dell'anagrafica dei progetti, comprensiva anche ad esempio di codici identificativi come il CUP, cioè il codice unico di progetto, fondamentale diciamo così anche per ritrovare questa informazione anche in altre basi dati relative agli interventi, diciamo, pubblici sul territorio italiano,
anche al di fuori delle politiche di coesione, una serie di variabili di classificazione di questi progetti, sia rispetto alle classificazioni del ciclo 7-13 che del 14-20, informazioni sulla programmazione, quindi il loro inquadramento all'interno dei vari programmi. Ovviamente un quadro finanziario molto molto diciamo dettagliato e tutta un'altra serie di diciamo informazioni a corredo sia a livello di progetto che a livello di inquadramento di quel progetto all'interno del ciclo di programmazione. Vado un po' più in dettaglio in realtà su che cosa diciamo così, oltre ad un lavoro di standardizzazione, se vogliamo, di questo set informativo, viene effettuato sul portale prima di rilasciare questi dati, perché l'operazione, diciamo così, di scelta di queste variabili non è l'unica che in qualche modo vuole restituire la maggiore informazione possibile, mantenendola però più chiara e più facilmente elaborabile possibile. Altre operazioni che vengono effettuate, quindi a livello di singole variabili, sempre andando in questa direzione di standardizzazione e semplificazione, quindi ne ho elencate e semplificate alcune, solo per dare un po' un'idea di a che livello si va ad intervenire, proprio per ribadire il concetto che l'informazione fondamentalmente non viene alterata, non viene alterata nel senso che i proprietari, diciamo così, o comunque i soggetti che hanno titolarità ad inserire queste informazioni, ma hanno anche diciamo, la responsabilità di quello che viene inserito, sono le amministrazioni titolari del monitoraggio, quindi quelle che nelle slide precedenti vedevamo come, diciamo così, i petali di quel fiore, di quella raggiera che inviavano le informazioni al centro. Quindi, in questo senso, diciamo, le chiamiamole così, trasformazioni che vengono effettuate vanno solo nella direzione di semplificarne l'interpretabilità e l'elaborabilità. Nuovamente, alcuni esempi sono quelli per cui, ad esempio, nella descrizione dei progetti, quindi nel campo che descrive il cosiddetto titolo del progetto, ovviamente essendo queste delle politiche che spaziano dalla grande infrastruttura, dal grande progetto fino al diciamo così, microfinanziamento o l'incentivo alla singola persona, c'è di tutto ovviamente in queste descrizioni dei progetti e spesso, diciamo così, soprattutto nei casi di incentivi a singoli individui viene riportato il nome della persona, cioè il nome e cognome. Per esigenze di privacy, questo nome, quindi solamente in questi casi, viene in realtà oscurato tramite questo, diciamo così, di anonimizzazione. Quindi, ad esempio, quindi questa è una delle trasformazioni che avvengono. Altre che sono sempre nella direzione di semplificare l'elaborazione, ad esempio, come dire, ricodificano in qualche modo le varie fasi dell'iter procedurale che un progetto, diciamo, nel quale si muove, cioè le varie fasi nelle quali transita, per il semplice fatto che nelle due versioni della BDU 7.10 e 14.20 queste codifiche sono variate, quindi per facilitare l'utente in realtà vengono tutte ricodificate ad un'unica codifica in modo tale che in una qualsiasi tipo di elaborazione cross ciclo, in qualche modo non ci sia la necessità di trattare diversamente queste informazioni solo appunto per una mera codifica diversa. Fabio. L'ultima, che però diciamo mi preme sottolineare, è quella ad Fabio, esempio perdona. riguardante le localizzazioni. Perché Ci sono un po' di problemi di connessione e poi mancano 2 minuti. Magari acceleriamo e facciamo vedere il portale. va bene, allora fatemi dire solamente questo elemento qui, diciamo, sulle localizzazioni in realtà vengono ricodificati i codici ISTAT dei comuni per aggiornarli all'ultima, diciamo, codifica ISTAT. Questo perché quando vengono inseriti possono essere inseriti molto tempo fa, diciamo, nel momento della registrazione del progetto e in quel momento
Ad esempio, un comune era codificato in un certo modo, poi è subentrata una fusione o una scissione o una, diciamo, riattribuzione ad un'altra provincia. Quel codice è cambiato, ma ovviamente in base ai dati questo dato originale tendenzialmente non cambia. Noi invece effettuiamo questa operazione di ricodifica per riaggiornare i codici, diciamo, all'ultima codifica ufficiale Istat. A questo punto lascio direttamente queste slide, diciamo, avrebbero comunque avuto la loro controparte sul portale, quindi lascio la parola a Nicola per la parte di navigazione. Grazie. Sì, provo velocemente a condividere lo schermo in maniera tale che possiate vedere il portale direttamente. Intanto che facciamo questa operazione, vi dico appunto le slide, come è scritto anche nella chat, saranno poi disponibili. Sono molto puntuali e appunto raccontano tutto quanto è stato detto dal collega Fabio De Angelis e quanto andremo a vedere adesso sul portale. Nella chat ho visto che è stato messo anche l'indirizzo del portale per chi volesse, anche in autonomia, è possibile navigarlo. Spero che la tecnologia ci assista in questa operazione. Ecco, non so se vedete il portale, in questo momento Si sta ancora caricando, Nicola, però penso che tra un... Io almeno ancora non lo vedo comparire. adesso lo vedete? No, io ancora no. Leggo qui nei commenti che si vede schermo nero o Che non si vede. azzurro. Prova a muovere un po' il mouse mentre In realtà non riusciamo a io. visualizzarlo. Se avete scaricato le slide, diciamo, sulla presentazione, forse è meglio far vedere quello, perché vedo che oggi Allora ritorniamo. ci sono un po' di problemi di collegamento. Ritorniamo sulle slide, allora, se è Sì, ve lo possibile ricondividerle velocemente. E allora a questo punto velocemente vi raccontiamo del portale. Vado direttamente alla sezione dedicata. Vedete, le slide sono ricche, quindi poi è possibile guardarle. Allora, quello che ci premeva raccontarvi è che fondamentalmente il portale consente la navigazione dei progetti presenti nel database che raccontava prima Fabio, per diverse tipologie, cioè per natura, per territorio, per temi e per ciclo di programmazione, nonché per soggetti. Le variabili presenti sul portale sono tante, perché tante sono quelle all'interno della banca dati originaria. Faccio questa specifica: nel portale è possibile verificare fino a 50 più o meno variabili, mentre all'interno della parte open data, perché c'è una sezione open data dalla quale è possibile scaricare tutte le informazioni. Ci sono più di 150 variabili. Il portale, adesso in questa slide lo vedete abbastanza piccolo, però è per darvi l'idea del fatto che nella parte superiore ci sono i menu di navigazione, nella parte centrale c'è un banner delle ultime informazioni, tutto il corpo centrale evidenziato in giallo è una sezione dinamica che cambia le proprie informazioni ovviamente sulla base della navigazione. Nella parte finale invece c'è una parte di contenuti redazionali che mettiamo a disposizione. E ancora più in basso c'è una sezione sui dati Istat e una sezione sul progetto a scuola di Open Coesione, che è un progetto che nasce dall'iniziativa Open Coesione all'interno delle scuole. Nella home page sempre è possibile, appunto, questo è il dettaglio della parte dinamica. Nella parte alta avete il dettaglio di quanti progetti e quanto è l'ammontare di tutti i progetti all'interno del portale.
Vi sono poi due grafici interattivi, il primo sulla sinistra, questo a dispersione e sulle tematiche, e poi quello di destra, ovviamente, è la cartina dell'Italia. E consente di vedere il numero dei progetti sia in termini di appunto numerosità che di valore economico sulla cartina dell'Italia. E la gradazione di colore ovviamente indica la maggiore intensità o di progetti o di risorse a seconda della modalità di navigazione che si sta avendo. Nella parte bassa, sempre dinamico, ci sono il numero dei maggiori progetti maggiormente finanziati e il numero di maggiori beneficiari. È possibile cercare i progetti in tre modalità. Appunto, parto dal basso, quella più complessa, ma anche quella più efficace in qualche modo per le elaborazioni in termini di ricerca, è quella della ricerca attraverso i file open data. E quindi accedendo alla sezione Open Data è possibile scaricare i dataset e quindi elaborare, fare ricerche, elaborare i dati sulla base delle proprie esigenze. Invece all'interno del portale è possibile effettuare ricerca di progetti o tramite una ricerca libera, quindi nella parte alta del portale trovate una barra di ricerca che consente di cercare o i progetti per titolo e CUP oppure il nome dei soggetti. A seconda ovviamente della tipologia di ricerca, poi si aprirà una pagina specifica. L'altra modalità di navigazione invece è quella guidata attraverso i menu in alto del portale e quindi è possibile navigare i progetti per natura, per temi e per territori, come si diceva prima, attraverso i programmi, quindi per l'intero ciclo oppure per singolo programma, o attraverso il singolo soggetto, quindi avere una panoramica per soggetto di tutti quanti i progetti che sono stati finanziati e realizzati dal singolo soggetto. Quando si individua un singolo progetto, si atterra nella scheda progetto. Le schede progettuali hanno questa composizione: hanno in alto il titolo e la descrizione. Sulla destra del titolo, soltanto per i progetti della programmazione 14-20 sono presenti gli indicatori di output. Mentre nella parte centrale sono presenti le informazioni relative al quadro finanziario, quindi co quali sono le fonti che finanziano il progetto e l'andamento dei pagamenti. Nella parte immediatamente sotto, poi invece ci sono ulteriori informazioni di dettaglio che riguardano la parte esecutiva procedurale e le informazioni attinenti la natura e la tematica del progetto, nonché appunto il programma di riferimento nel quale viene finanziato. Sempre nella parte in basso, questa è una scheda di dettaglio di un progetto specifico. Poi, ripeto, troverete le slide con tutti gli esempi. Sono presenti nella parte laddove i progetti siano stati oggetto di una ricerca del progetto a scuola di Open Coesione, ritrovate anche le informazioni di dettaglio del progetto di Open Coesione, a scuola di Open Coesione. Il progetto a scuola di Open Coesione effettua delle ricerche di dettaglio sui progetti attraverso attività di monitoraggio civico, per cui arricchisce il portato informativo dei progetti. Che vengono analizzati. Quindi, accedendo a questa sezione, è possibile avere maggiori informazioni sul singolo progetto. Questa invece è velocemente una scheda di un soggetto che mostra laddove la ricerca viene effettuata per soggetti, le informazioni complessive appunto, di finanziamento del singolo soggetto, quanti progetti sono finanziati e su che tematiche. Vi segnalo questa pagina che per noi è di rilievo, che è appunto il collegamento tra i due progetti Open Coesione e Scuola di Open Coesione. In questa pagina è possibile ricercare tutte è possibile individuare tutte le ricerche che sono state fatte dalle classi che hanno partecipato al progetto di Scuola di Open Coesione e quindi andare a approfondire eventualmente delle tematiche.
In questa slide, invece vi segnaliamo delle progettualità che sono, pertinenti con la tematica. Come è stato detto anche, ho letto nelle chat, la prima informazione che ritrovate è quella della data card sulla mobilità sostenibile. Come progetto, periodicamente elaboriamo, delle data card su delle tematiche specifiche e recentemente è stata pubblicata una data card sulla mobilità sostenibile. La potete appunto navigare, visualizzare al link che è presente nella slide. Quelli che poi vi riportiamo di seguito sono ulteriori progetti di rilievo nell'ambito della tematica mobilità sostenibile. Nel mentre che i colleghi esponevano la propria presentazione, sono andato anche a cercare i progetti che sono stati citati e anche quelli ovviamente sono presenti dal momento che sono finanziati con le politiche di coesione. E concludo dicendo che appunto siamo a disposizione per ogni domanda, contatto, oltre anche a questo momento, tramite l'indirizzo info@coesione.gov.it, che appunto leggiamo costantemente e al quale fondamentalmente diamo risposta a tutti i quesiti che ci pervengono. E mi dispiace non aver potuto, diciamo, mostrare direttamente il portale. Allora, grazie dottor De Angelis. Io da utente, tra l'altro anche tecnologicamente molto poco avanzato, un consiglio che posso dare alle persone interessate è quello di provarci, cioè di andare su Wincoin e cominciare un po' a smanettarci, diciamo così. Tra l'altro, il valore di questi dati non riguarda soltanto l'ambito delle politiche di coesione, quindi non riguarda soltanto gli studiosi delle politiche di coesione, ma è molto utile anche rispetto alle pianificazioni territoriali. Ad esempio, posso citare un'esperienza, diciamo, che stiamo facendo, che abbiamo fatto come forum, per la pianificazione strategica territoriale in Sicilia, in particolare. Poi per ciascuno dei, in sostanza per ciascuna delle province, però in coesione arriva a livello di disaggregazione anche comunale, nelle province abbiamo ricostruito per ciascuna provincia gli scenari futuri che si possono immaginare sulla base delle grandi progettualità in corso. E questa è un'informazione molto importante perché permette di strutturare e di integrare l'informazione su vari settori produttivi. Ad esempio, nel programmare oggi delle politiche è importante che io sappia che nel giro di 5 anni o 10 anni quel territorio sarà completamente trasformato, ad esempio, perché entreranno in funzione delle infrastrutture di trasporto e di mobilità molto importanti. Quindi, ripeto, il mio invito, diciamo, collateralmente, diciamo, all'esposizione dei colleghi è quello di provare ad utilizzare il sistema di Open Coesione. Adesso, se il dottor Raimondi si collega, eccolo, benissimo. Allora, il dottor Raimondi, ripeto, fa parte del servizio ricerca e innovazione energia e economia sostenibile della Regione Emilia-Romagna e ci parla dei progetti di mobilità sostenibile finanziati dalla Buongiorno, mi Regione. scuso del contrattempo di prima, ma il sistema informativo informatico a volte ha degli effetti inspiegabili. Io vi ringrazio per l'invito, anche perché mi ha dato modo di conoscere delle strategie particolarmente ambiziose, questi collegamenti internazionali. Io, ahimè, non ho purtroppo tali effetti speciali da presentarvi. Ma vi racconterò cose abbastanza circoscritte nel nostro ambito, in particolare urbano. La mobilità sostenibile riveste un ruolo molto, molto importante nella strategia energetica ambientale della regione, sia per il contributo che può dare nella riduzione delle emissioni inquinanti, ma anche e soprattutto all'avvio della transizione verso un modello
di uso della città più vivibile, nel quale il cittadino possa riappropriarsi in sicurezza di quelli che, e soddisfare degli spazi di socialità, ovviamente, dei quali ha fortemente bisogno, e possa soddisfare gli altri bisogni di mobilità in modo sicuro, accessibile, sostenibile. Ecco, la Regione, consapevole del peso della mobilità su consumi ed emissioni, ha da tempo avviato misure volte a contribuire ad aumentare la sostenibilità dei sistemi di mobilità in ambito urbano. Noi abbiamo molti strumenti di programmazione nei quali ci sono questi temi. Abbiamo il PID, il Piano Regionale Integrato dei Trasporti, abbiamo il Piano per la Qualità dell'Aria, abbiamo la strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici di recente approvazione, abbiamo il piano energetico regionale. Io in particolare mi occupo del piano energetico regionale, e la prima azione che abbiamo intrapreso è stata quella di favorire la costruzione di un quadro conoscitivo, analitico della mobilità, in particolare in ambito urbano, e della sua evoluzione fondamentale al disegno di una strategia di lungo periodo, perché ricordiamoci, siamo di fronte ad un cambiamento epocale di quelle che sono le nostre abitudini. Perché se andiamo a leggere i documenti di strategia internazionale, vediamo che l'obiettivo è particolarmente ambizioso, e noi non stiamo andando in quella direzione, stiamo andando in un'altra direzione. Quindi dobbiamo fortemente impegnarci per cambiare. E quindi ci vuole una strategia di lungo periodo. Voi, se ricordate, la pianificazione della mobilità nel passato è stata legata ai PUT, ai piani urbani del traffico, che erano legati al codice della strada, e il cui obiettivo era la sicurezza stradale e la riduzione dell'inquinamento. Erano piani di breve periodo, ai quali sono succeduti, con la legge 340 del 2000, i piani della mobilità, piani urbani della mobilità. Anche questi avevano gli obiettivi della sicurezza, riduzione dell'inquinamento, obiettivi un pochino più lunghi. Finalmente nel 2014 la Commissione ha adottato il termine sostenibilità dentro a questi piani. Quindi oggi abbiamo i PUMS. I PUMS, che sono piani integrati, hanno un orizzonte di lungo periodo, sono piani strategici con una visione più olistica di quella che era dei piani precedenti, e quindi che si propongono di soddisfare le varie domande di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e periurbane, e migliorare la qualità della vita. E sono improntati i principi di integrazione, partecipazione, monitoraggio, come avete detto voi, valutazione degli effetti delle policy. Quindi la Regione immediatamente ha inteso sostenere la realizzazione di questi PUMS nelle città più gravate dal problema dell'inquinamento atmosferico. In città, in particolare nei comuni capoluogo e nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Quindi col piano energetico regionale abbiamo messo 350.000 euro per sostenere questi piani. Ma nel frattempo avevamo la coda, prima si parlava della programmazione del vecchio periodo, no? Avevamo la coda del 2007-2013, abbiamo detto: ma perché non facciamo qualcosa già per fare delle cose, delle misure concrete oltre alla pianificazione? Quindi abbiamo fatto un protocollo d'intesa con i 15 comuni che hanno sottoscritto, quello che dicevo prima, gli accordi della qualità dell'aria per ridurre l'inquinamento, e abbiamo deciso di acquistare, di finanziare l'acquisto di veicoli elettrici. Cominciamo a acquistare veicoli elettrici. Se ricordate, in quel periodo c'era il problema della spending review, del risparmio, i comuni non potevano acquistare nuovi veicoli, c'era il problema auto blu, non auto blu, insomma non si potevano acquistare nuovi veicoli. C'era una deroga. La deroga interessante era quella della sicurezza, quindi veicoli per la sicurezza. Quindi abbiamo detto: ma perché no? Compriamo i veicoli e li dedichiamo a chi? A quelli che in città si occupano della sicurezza pubblica. Chi sono? La Polizia Municipale. E quindi abbiamo fatto un bando di gara per riuscire a trovare veicoli elettrici, totalmente elettrici, attrezzati per la Polizia Municipale. L'ideale per cominciare a dare il buon esempio come pubblica amministrazione è per testare il funzionamento della mobilità elettrica in ambito urbano. Quindi abbiamo comperato, praticamente abbiamo comperato, sì, finanziati al 100%, compreso l'allestimento, 103 veicoli. Erano sia autovetture, sia van, combo, e li abbiamo dati alla Polizia Municipale. Ma non ci siamo fermati lì, abbiamo detto: c'è qualche altro soldino? E qui parliamo di 2 milioni e 4. E vi dico la verità, non c'è stata neanche una gara serrata tra le aziende, perché l'azienda che ha vinto è stata la Renault, che aveva disponibilità di veicoli già pronti per partecipare alla gara. E a questo punto eravamo carichi, eravamo contenti di aver fatto questa misura, abbiamo detto: ma facciamo qualcosa anche sul TPL, sul trasporto pubblico locale.
abbiamo detto, ma cooperiamo, facciamo un protocollo con un'azienda, in particolare l'azienda Tiper di Bologna, e abbiamo finanziato l'acquisto di 9 autobus ibridi. Per collegare una tratta che in quel momento era la tratta che era, volevamo, su cui volevamo sperimentare questo tipo di mobilità, la tratta fra la stazione, l'università di Agraria e il centro e FICO. Quindi a questo punto la collaborazione è con il settore della mobilità, perché ricordiamoci, noi siamo delle attività produttive, gestiamo il Porfeser, ma abbiamo sempre lavorato sul tema della mobilità con i colleghi che si occupano di mobilità, quindi l'assessorato dei trasporti. Avendo testato una collaborazione positiva nella quale andavamo a passeggio insieme in questo percorso nuovo, abbiamo deciso di continuare. Abbiamo detto nel POR nuovo 2014-2020 cominciamo a intervenire pesantemente sul trasporto pubblico locale. E nell'ambito dell'asse 4 del Porfeser, su quale c'erano 104 milioni di euro, abbiamo dedicato una fetta di risorse alla mobilità sostenibile, e quindi 28 milioni di euro. Cosa abbiamo fatto con questi milioni di con queste risorse? Abbiamo intanto detto finanziamo l'acquisto di materiale rotabile a basso impatto ambientale. E abbiamo fatto un protocollo d'intesa con tutte le aziende di trasporto locale dicendo ragazzi, decidiamo. Ognuno ha la sua specificità, quindi ognuno scelga il mezzo a minor impatto ambientale adatto alla sua al proprio territorio. E quindi c'è stato chi ha scelto il filobus, chi ha scelto il gas compresso, chi ha scelto addirittura l'NNG, chi ha scelto gli ibridi, addirittura gli ibridi a gas. Quindi noi oggi abbiamo un patrimonio di nuovi autobus, 165 autobus che sono di queste tipologie, quindi autobus è assolutamente Euro 6 come minimo, ma oltretutto autobus anche a LNG, a gas liquido, autobus elettrici, autobus ibridi. Quindi possiamo testare l'efficienza, la validità di questi mezzi sulle varie tipologie di mezzi per il trasporto pubblico locale. Poi abbiamo detto, beh, interveniamo anche sulla mobilità dei treni, sui treni. Quindi si è detto, per favorire l'accessibilità, l'utilizzo delle ferrovie, dobbiamo intervenire sulla sicurezza, sull'accessibilità, sulla creazione di aree di sosta e protezione degli utenti, perché se non garantisci l'accessibilità e la sicurezza, fai fatica a dire venite, venite, usate i miei mezzi. E quindi anche l'informazione, perché è importante capire anche come, dove sono questi mezzi. Quindi abbiamo investito anche qui una risorsa di 1,5 milioni di euro all'interno di quei 28 che abbiamo adesso disponibili per riqualificare le stazioni ferroviarie. Abbiamo riqualificato una settantina, abbiamo installato una settantina, 70 monitor informativi presso le stazioni per favorire la qualificazione dell'informazione presso le stazioni ferroviarie e aumentare gli utenti attraverso un servizio di informazioni qualificato. Ecco, questo servizio di informazione garantisce la piena interoperabilità, avendo scelto le stesse tecnologie che utilizza RFI nelle nostre stazioni ferroviarie. Poi, sistemi intelligenti di trasporto. Se vogliamo migliorare l'attrattività del trasporto pubblico locale, dobbiamo intervenire attraverso i nuovi sistemi. Quindi bigliettazione elettronica attraverso l'utilizzo di carta contactless, carta di credito. Quindi anche questo qui è un passaggio importante. L'utente può intervenire, può salire su un mezzo, qualsiasi mezzo del trasporto pubblico locale con la sua carta di credito, abilita e acquista il titolo di viaggio. Può accedere quindi a vari vettori del DPL. Non ha bisogno di mettere il pino d'alto perché la transazione generalmente ha dei costi inferiori ai 25 euro, è veloce e resta in mano all'utente, cioè l'utente ce l'ha in mano, non la mette dentro nessun buco, la deve solo avvicinare al lettore. Poi videosorveglianza e informazione, abbiamo visto che il tema della sicurezza è importante, il tema della informazione è importante, quindi abbiamo finanziato la realizzazione all'interno dei mezzi del trasporto pubblico locale di sistemi di telecamere per verificare la situazione all'interno dell'autobus, per la sicurezza dei viaggiatori e del personale viaggiante e l'autista. Quindi
Il sistema è costituito da 3 o 6 telecamere installate nei vari punti strategici del mezzo. E il pilota ha a disposizione, l'autista ha a disposizione anche un pulsante di emergenza per segnalare eventuali atti vandalici o criminali, attraverso i quali poi può trasmettere addirittura via streaming quello che vede la telecamera alla stazione centrale, la centrale operativa, che può intervenire chiamando le forze di polizia. Quindi questo è stato un passaggio importante perché ci consente di garantire all'utente del trasporto pubblico locale maggiore sicurezza. E la presa USB, a chi si nega una presa USB, qual è l'utensile che non ha una presa USB? Quindi abbiamo detto mettiamo una presa USB dentro alla stazione del pilota in modo che possa scaricare anche il video della sorveglianza e quindi consegnarlo alle forze dell'ordine dicendo guarda questa è la registrazione, se vuoi beccare il cattivo che ha fatto la sua malefatta qui hai anche il video. Poi l'informazione, è importante l'informazione, quindi monitor grafici nell'autobus in modo che siano messi in modo tutte le informazioni possibili per il servizio, oltre ovviamente all'informazione della prossima fermata. È importante, è una cosa semplice, però è abbastanza molto utile, informazione sia audio che video, anche per chi non ha purtroppo tutti i sensi disponibili. Poi c'è il mobile ticketing, i titoli di viaggio generalmente sono nel passato cartacei, oggi possono essere magnetici, possono essere elettronici. Con questo progetto si è detto realizziamo un'app, un applicativo che possa essere utilizzato dai cellulari per fare la stessa cosa che dicevamo prima con la carta di credito. Basta avvicinarsi all'obliteratrice, come la vogliamo chiamare, validare il titolo di viaggio e viaggiare in piena tranquillità in qualsiasi mezzo del trasporto pubblico locale. Qualcuno ha parlato di modalità, interscambio modale. Abbiamo detto ormai chi è che non parla di intelligenza? È intelligente la città, è intelligente la rete, facciamo anche la fermata intelligente a questo punto. E quindi l'obiettivo è migliorare l'accessibilità sempre del TPL attraverso informazioni di preavviso sul futuro arrivo dell'autobus alla fermata, mettere sistemi informativi in grado di aiutare l'utente a capire quando arriverà il mezzo, la direzione in cui deve andare, qual è la linea che deve, qual è il numero di autobus che deve prendere. Poi abbiamo le piste ciclabili. Voi avete parlato di piste ciclabili, mi avete fatto vedere un orizzonte nuovo, un orizzonte europeo molto bello, fantastico. Mi è piaciuto molto assistere alla vostra presentazione. Noi ci siamo limitati a dire cerchiamo di cominciare ad usare la bicicletta in ambito urbano con maggiore sicurezza, con maggiore possibilità di sviluppo di questo modo di viaggiare. Quindi abbiamo fatto un accordo con i comuni che hanno sottoscritto sempre l'accordo per la qualità dell'aria dicendo realizziamo delle piste ciclabili, sì, e quindi con le risorse che erano rimaste, 8 milioni e 2 di risorse rimaste dai 28 che dicevo prima, abbiamo finanziato 29 progetti di piste ciclabili con 21 comuni. Posso dire che l'obiettivo era di raggiungere i 27 chilometri di piste ciclabili, sì, non migliaia di chilometri, però una quota importante perché ci aiuta in qualche modo a far vedere che facciamo delle cose concrete. Nell'ambito di queste ci sono anche le bici politane e tutto il resto. Noi stiamo il progetto finirà quest'anno, quindi stiamo misurando come stanno andando avanti gli enti locali, perché la pandemia ovviamente ci ha comportato un po' di problemi in questo periodo. Scusate, devo zittire una cosa che sta arrivando. Ok. È mai sufficiente quello che abbiamo fatto? Direi dobbiamo fare di più. Quello che abbiamo fatto ci ha consentito di dire siamo nella direzione giusta, dobbiamo spingere di più sull'acceleratore. Oggi stiamo riflettendo sull'LNG, che è una soluzione, che è un combustibile gas metano, gas naturale liquido, è una soluzione che ci consente di avere delle percorrenze sufficienti per i mezzi di linea, ha un combustibile a basso impatto, quindi siccome abbiamo finanziato l'acquisto degli autobus, a questo punto la domanda logica che ci viene da fare è ma e le stazioni di rifornimento? Dovremo, nell'ambito sempre di questa programmazione, con la coda della programmazione, dire adesso che vi abbiamo finanziato gli autobus e vediamo che vanno bene, invece di andare a comprare il gas da qualcun altro, realizziamo le stazioni all'interno delle aziende, dell'Agenzia della Mobilità.
con la quale poi i mezzi possono andare a rifornirsi lì. Poi continuiamo. Abbiamo finanziato gli autobus ibridi. Bene, adesso cerchiamo di finanziare una flotta di autobus elettrici, una intera linea di autobus elettrici per vedere come va, come funziona. Se danno la garanzia di qualità, di garanzia del servizio che dovrebbero, che ci si aspetta da un servizio pubblico. Poi oggi abbiamo un'altra sfida, abbiamo il Green Deal, qualcuno ne ha citato prima, che è la strategia complessiva per decarbonizzare il pianeta, l'Europa, quantomeno al 2050, e nella quale si riconosce che la neutralità climatica richiede la riduzione delle emissioni nel trasporto del 90% al 2050. Quindi capite che è un obiettivo straordinario, quindi dobbiamo veramente spingere l'acceleratore. L'altro tema è la multimodalità. Voi l'avete detto anche prima, chiaramente, devono essere integrate tutti i sistemi di mobilità, come devono essere integrate le reti energetiche. È impossibile continuare a pensare che la rete elettrica sia disgiunta dalla rete gas, disgiunta dalla rete digitale, perché io ho bisogno di fare comunicare le informazioni, ho bisogno di scambiare le energie. Una volta produco energia elettrica, ma se mi serve gas, mi serve il gas. Stiamo ragionando sull'idrogeno. L'idrogeno è il vettore che nel futuro sarà quello che ci garantirà di riuscire a decarbonizzare veramente il nostro sistema. E quindi l'idrogeno può essere veicolato, può essere utilizzato in qualsiasi modo, può essere il vettore che ci consente di decarbonizzare i sistemi produttivi ad alta intensità energetica, ci consente di fare funzionare gli autobus, i treni, in un futuro anche le automobili, ma oggi il mercato non è ancora pronto perché dobbiamo realizzare i distributori. Distributori di idrogeno che devono ovviamente produrlo con le fonti rinnovabili, perché altrimenti se lo produciamo col metano diventa un passaggio in più e quindi non riusciamo a raggiungere veramente l'obiettivo straordinario che ci viene dato. Quindi lo sforzo sarà importante. Un altro tema è la logistica. La logistica ha un impatto importantissimo per la nostra regione. Parliamo di 12 miliardi di euro di fatturato annuo, quindi dobbiamo anche riflettere su come la logistica si deve adattare a questo nuovo sistema di mobilità. 10.000 imprese che lavorano nella logistica con difficoltà di integrazione perché sono frammentate. Le esigenze oggi delle imprese di avere una mobilità immediata è nata dal fatto che ormai si vuole avere il mezzo pronto il giorno dopo per portare la materia prima o per portare il prodotto finito, non c'è più il magazzino, quindi sono talmente cambiati oggi i sistemi della mobilità che dobbiamo veramente intervenire per ri rivoluzionare le regole del gioco. E non dobbiamo dimenticare che dobbiamo garantire il lavoro, perché la nostra regione ha sottoscritto un patto per il clima e il lavoro nel quale ha messo al primo posto il lavoro e il clima. E quindi come coniugare sviluppo economico nello stesso tempo mantenere i posti di lavoro, anzi lavoro di qualità, quindi garantire un lavoro di qualità e quindi la ricerca a questo punto entra in gioco, perché deve garantirci di sviluppare dei nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi strumenti, nuovi servizi in grado di raggiungere quegli obiettivi. Quindi la mobilità si dovrà convertire, probabilmente dovrà diventare una mobilità non di mezzi, ma di servizi. Quindi anziché avere il mio mezzo, io sono un amante dell'automobile, sono nato in una generazione in cui non si vedeva l'ora di avere 18 anni per poter avere una macchina. Oggi questo paradigma deve cambiare, non è possibile. E quindi la macchina non diventa più un oggetto in proprietà, ma probabilmente diventerà un oggetto che io utilizzo come servizio, quindi un servizio che acquisto fuori. Io la faccio finita perché ho già visto che il tempo a mia disposizione sta finendo. E cosa posso concludere? Posso concludere dicendo cosa vediamo la mattina quando usciamo. La prima cosa che vediamo quando usciamo è un mare di automobili. Io ricordo una canzone, ecco, di Giorgio Gaber. Non so se ricordate, com'è bella la città, com'è viva la città, piena di negozi, piena di vetrine, piena di luce, piena di macchine. E poi finisce dicendo sempre di più, sempre di più, sempre di più. Noi oggi non facciamo altro che vedere auto dovunque. Se non vediamo le auto, perché? Non le vediamo perché cosa ci possiamo chiedere? È cambiato tutto il mondo, è cambiato qualcosa. Abbiamo veramente fatto qualcosa per fare questa rivoluzione verde? No, semplicemente fanno la pulizia strade, oppure fanno la potatura degli alberi. Quindi io vorrei che riuscire a convincervi che è fondamentale lavorare per cambiare
cambiare il nuovo sistema, della mobilità. E noi ci siamo impegnati in questo e nella prossima programmazione indagheremo su tutte quel mix di soluzioni che ci possono garantire di coniugare questo bisogno in un modo sostenibile. Dove non si dice c'è solo l'auto elettrica, no, ci può essere l'auto elettrica, ci può essere l'auto idrogeno, ci può essere la ferrovia, ci può essere la bicicletta, ci può essere i piedi, anche la camminare, vivere la città. È fondamentale per riprenderci proprietà degli spazi di socialità che ci siamo perduti. Io finisco, vi dico semplicemente, lavoriamo insieme perché dobbiamo fare veramente tanto per riuscire a cambiare questo modello di sviluppo che abbiamo in essere. Grazie. Oh, grazie dottor Raimondi, molte grazie a lei e ai relatori di oggi. Credo che il suo intervento conti anche delle ottime conclusioni. Come lei dice, siamo in una strategia di trasformazione radicale delle nostre politiche, dei nostri stili di vita, che arriva fino a modificare i nostri comportamenti individuali. In queste fasi credo che sia importante continuare a fare comunità, a scambiarsi idee, a confrontarsi, non su tesi astratte, ma come abbiamo cercato di fare in questi due giorni, sulla base di esperienze concrete, realizzabili e diffondibili. Lascio la parola a Claudia per le considerazioni finali e ringrazio ancora tutti i relatori e partecipanti. Sì, grazie Raffaele, siamo un po' fuori tempo massimo, però ci tenevo a dire due parole finali. Innanzitutto volevo ringraziare tutti i relatori, volevo ringraziare anche Raffaele Colaizzo per aver moderato l'evento. Io ci tenevo molto a questa giornata perché sapevo che in Italia c'erano dei buoni esempi e mi faceva piacere presentare questi buoni esempi ai cittadini, perché molto spesso noi tendiamo a essere troppo critici nei confronti del nostro paese, a mettere troppo in evidenza i lati negativi, dimenticandoci poi che abbiamo anche tante cose positive che vanno presentate e valorizzate. Gli interventi di oggi sono stati molto interessanti, sono tutte quelle che io considero veramente le buone prassi, e quindi grazie a tutti i relatori, ma permettetemi anche di ringraziare lo staff che ha lavorato dietro questo evento, quindi Raffaella Scordino, Marta Samek, Giorgia Gasbarro, Stefania Mulas, che è la nostra, io la considero la nostra fatina, perché fa in modo che funzioni tutta questa piattaforma con le difficoltà che abbiamo relativi ai collegamenti. Scusateci se il collegamento non è sempre ottimale, ma come giustamente diceva il dottor Colaizzo, stiamo tutti lavorando da casa con dei collegamenti un po' provvisori e quindi ci possono essere dei problemi di trasmissione. Vi ringrazio, volevo soltanto dire un'altra cosa. Noi il 16 marzo, nell'ambito delle elezioni di Europa, avremo un'altra giornata focalizzata sui trasporti ferroviari, o meglio proprio sulle ferrovie, perché volevo ricordarvi che nell'ambito del Green Deal europeo quest'anno è stato proclamato l'anno europeo delle ferrovie, e quindi noi stiamo organizzando una giornata informativa per parlare di treni e principalmente per vedere anche lì quali buoni progetti ci sono in Italia finanziati con fondi europei nel settore del trasporto ferroviario. Grazie anche ai partecipanti che ci hanno seguito in queste due giornate. Troverete, vi ricordo, slide e videoregistrazione sulla pagina dell'evento, e tra qualche giorno, quindi non domani, tra qualche giorno, riceverete anche l'attestato di iscrizione. Vi spero di avervi di nuovo tra noi anche in occasione delle elezioni d'Europa. Arrivederci a tutti e grazie ancora a tutti.